Buongiorno Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ci troviamo a Pescasseroli, nella zona della Difesa, un'area di antico pascolo arborato, tuttora utilizzato. Questa zona, come tante altre, sta subendo un processo di ricolonizzazione forestale dovuto ad una minor pressione delle tutte le attività antropiche che si sta manifestando qui con la presenza di molto ramno, Ramnus alpinus, pianta che normalmente è presente sul limite superiore della vegetazione, dove forma vero e proprio arbusteto. La specie è di particolare interesse per l'orso. La bacca, che va a maturazione in periodo di luglio-agosto, è particolarmente appetita dal plantigrado, che in questa zona, proprio per la presenza di tante piante di ramno, la zona è particolarmente frequentata nella tarda estate. La ricolonizzazione forestale in atto e il fatto che la specie è appetita dall'orso ci ha posto un po' una serie di quesiti. L'idea è stata quella di cercare di trattarla come una pianta da frutto, cioè provando a ringiovanirla. Per quanto ho potuto notare, la pianta tende a produrre fiori e frutti nella parte alta delle chiome. Ci stanno alcuni esemplari che sono alti anche 4-5 metri, si sono oramai diventati legnosi e tutto. Allora abbiamo provato a ceduarlo. Non avevamo esperienze a tal proposito, se non dei vaghi sentito, e abbiamo tentato questo esperimento con molta cautela, perché la paura era quella di azzerare, di ridurre l'offerta alimentare per l'orso. Per cui abbiamo tagliato una serie di rami, 100-150 ceppi, e abbiamo atteso l'esito, che è stato abbastanza scontato, nel senso che la pianta, dopo 2 mesi, i polloni già avevano raggiunto i 20-30 centimetri di altezza, quindi la pianta ha reagito egregiamente. La pianta è andata in fruttificazione già 2 anni dopo la ceduazione. Questo è motivo per provare a replicare in una sorta di frutteto di diverse età, a produzione continua. Quindi l'idea nostra è quella di provare a rifare questo intervento in maniera sparsa. Parallelamente a questa opera di ceduazione, quindi di ringiovanimento delle ceppaie del ramano, abbiamo provato a contrastare l'avanzata del faggio con interventi ora isolati, come il taglio di qualche pianta che ombreggiava un po' troppo le piante di ramano, ora con un vero e proprio rimodellamento del bordo del bosco, nel senso abbiamo riportato il bosco un po' più indietro, perché la pianta, il ramano lo trovavamo proprio sul limitare del bosco. Il tutto per ridare luce a queste piante. Un intervento analogo che lo stiamo facendo proprio in questo momento nella zona alle mie spalle, a favore di una specie, di un fiore, una specie di interesse comunitario, l'Iris marsica, nell'ambito di un progetto specifico dedicato alla flora, proprio perché il faggio colonizza in maniera elevata, copre con la propria ombra poi tutte queste piante. Aspetti tecnici, particolari difficoltà non ce ne sono state. Questo è semplicemente taglio di motosega, di cespugliamento. La cosa che ha influito e che forse abbiamo anche sottostimato quando abbiamo fatto il progetto è stata la protezione di queste piante. In questa zona c'è bestiame domestico, in questa zona c'è capriole e c'è il cervo. I germogli sono comunque brucati, per cui ci siamo posti il problema di proteggere nel miglior modo possibile, nel miglior meno impattante possibile queste piantine, per cui abbiamo realizzato degli shelter, delle protezioni con rete. Sono state tolte perché la pianta ha reagito con le piante di ramano, sono esplose, per cui questi shelter erano in certo senso sottodimensionati, ma va bene così. Abbiamo anche protetto, tra l'altro, alcune di questi ramneti un po' più produttivi, li abbiamo protetti con degli altri recinti fatti a misura d'orso, nel senso erano stati strutturati in maniera tale che l'orso potesse passare sotto, frequentare il ramneto
manete potesse uscire, ma non potessero entrare invece le vacche, i cervi. Sicuramente è replicabile l'attività di ceduzione del ramno, perché la pianta reagisce bene, reagisce, va in fruttificazione abbastanza in fretta, risponde bene. Questi ramneti sono stati visti frequentare dall'orso, e se ci è andato l'orso è perché ci stava roba da mangiare, quindi in certo senso il successo c'è stato. L'idea nostra è di replicare, tra l'altro stiamo già facendo, non proprio qui, altrove, con altri finanziamenti, è questa rivitalizzazione di questo ram, no? Soprattutto in quelle zone dove è stato molto brucato dal bestiame domestico e selvatico, un'azione che rifaremo, penso, proprio questa estate.